Saluto l'Inter Club Matrix 23 di Bari. Ciao Angelo, ciao a tutti voi ragazzi. Ho parlato anche stamattina con Angelo per messaggio. Ciao ragazzi, tenete duro, lo so che anche voi siete in difficoltà come tantissimi Inter Club. Molti mi hanno contattato con questi gadget, li hanno tolti per i nuovi iscritti. Ragazzi, bisogna avere pazienza perché tanto ormai abbiamo capito che il cinese è davanti a un muro e non può oltrepassare, quindi bisogna avere pazienza, cercare di essere positivi, cercare anche di prenderla, secondo me, un po' con ironia, perché dov'è Sommer? Te mi devi dire, mi devi spiegare dov'è Sommer, perché centrocampo dell'Inter, fantastico, sono d'accordo, perché Samardzic, su YouTube forse sono stato il primo a parlare di Samardzic. Come fui il primo a parlare di Thuram, che la gente pensava di aver preso Agüero con Correa, detto il ballerino. Quando io ti dicevo lascialo alla Lazio quello lì, la gente mi offendeva, ora tutti giuse, avevi ragione. Cioè io vi dicevo ragazzi, ma voi pensate di aver preso Agüero? Questo ha fatto 10 gol in 3 anni in allenamento, una seconda punta che paghi 30 milioni. Tornando al ballerino, se te vuoi provare, parlo a te Inter, ma Marotta, a te Pierino, ascolta, siccome lo sai fare il tuo mestiere, se vuoi vedere se qualcuno, se vuoi provare a vedere se qualcuno ci casca magari con Correa e te lo compra, devi fare solamente una cosa, devi andare da Inzaghi, dovete andare da Inzaghi, te e Marotta, e dire non lo fare giocare più. Perché è come se tu volessi vendere una macchina che è fusa, tu la metti in moto e fa fumo. Normale, quello vedi fumo, non te la compra più. Te se vuoi vendere Correa non lo devi far giocare più. Più lo fai giocare e meno possibilità ci sono che tu lo venda. Non sto scherzando. Che il ballerino è un giocatore assurdo. Ricordo che sono stati spesi 31 milioni per questo giocatore, eh? Allora, centrocampo, Inter centrocampo più forte d'Europa. Sì, ho capito, ma mi manca il portiere. Non c'ho nemmeno uno. Uno mi prende la palla con le mani. Non ce l'ho. C'ho Stankovic che ancora non si capisce se ci puntano, se non ci puntano. Ma ragazzi, ma ora Scamarca, avete visto, no? Che video di apprezzamento ho fatto nel mio piccolo su Scamarca, perché per come la vedo io, chi critica Scamarca a livello calcistico dovrebbe guardare un altro sport. Perché a livello calcistico, quello, indipendentemente dalla resa che potrebbe avere nell'Inter, indipendentemente dal fatto che a qualcuno possa piacere di più Migliovverde e Lukaku, per chi non lo sapesse, o lui, ma dire che Scamarca è uno scarpone, te devi guardare Masterchef, perché Scamarca con questo ci sa giocare come se ci sa giocare. Quindi, centrocampo più forte d'Europa, capito? Ma sono senza portiere. E l'attacco, il centravanti dov'è? Non c'hai un centravanti. E occhio perché ne parlano i pochi, ma anche la difesa è un'incognita perché ci manca un, è andato via Skriniar, ci manca un difensore centrale. Allora, da lì nasce il discorso anche della difesa. Ora è uscito fuori questo portiere brasiliano Bento, che sinceramente non conoscevo, mi sono informato, sembra che sia il miglior prospetto brasiliano. A questo punto fai come fece. Allora, innanzitutto la scuola dei portieri brasiliani non è più come 30 anni fa. Che in porta in Brasile non ci voleva andare nessuno, tutti volevano fare gli attaccanti, no? Chi non è più giovanissimo come me se lo ricorderà.
tutti i portieri brasiliani sono sempre stati scarsi, ma negli ultimi 20 anni non è così. Vedi Giulio Cesar, Taffarel e tanti altri portieri che sono incominciati a venire fuori. Quindi la scuola brasiliana è un'ottima scuola di portieri, e tra l'altro è anche un'ottima scuola di portieri con i piedi buoni, tipo il nostro vecchio acchiappasogni Giulio Cesar. Allora a questo punto lascia perdere Sommer, che a me piace, che ha 35 anni, tanto il Bayern, fino a che non è incomodo, non te lo dà. Metti altri 2-3 milioni, che vai alla Findomestic, domattina aprono alle 8, vai lì, ti presenti, chiedi altri 2-3 milioni e prendi questo Bento, che come fece la Roma con Alisson, che lo prese a luglio, non a novembre. All'inizio lo mise dietro Szczęsny, che poi dopo andò alla Juve. Giocò subito i playoff di Champions League contro il Porto, Alisson, appena arrivato dal Brasile, che era giovanissimo. Poi dopo in panchina secondo di Szczęsny, poi dopo da titolare tutta l'Europa League, cioè la Roma ci conto subito, bisogna rischiare. T'ho preso l'esempio della Roma così per farti capire il portiere brasiliano che viene in Italia. Bisogna rischiare. Non esiste a 17 giorni dall'inizio del campionato essere ancora senza portiere, perché ora si comincia a diventare ridicoli, ragazzi. Ora un pochino va bene, ma poi basta. Poi c'è la grana Trubin, lo Shakhtar, poveracci, anche quelli lì hanno avuto 20.000 problemi. Si va lì, gli si piglia il portiere a zero. Poveracci, l'Urani lì, gli si va lì, gli si piglia il portiere a zero. Ci hanno sgamato che gli si piglia a zero tra un po'. Lo hanno minacciato di tenerlo in panchina, però c'è il Benfica. Dov'è Sommer? Dov'è? Dov'è Sommer? Sommer, dove sei? Ancora un saluto all'Inter Club Matrix 23, Bari, bellissima città. Sono stato 3 volte. Ragazzi, se passo da Bari, mi vengo a trovare e andiamo a pranzo. Mi raccomando. Ciao, Inter.